può sapere come si care. Accarezzami come cielo accarezza luna, accarezzami come mare accarezza arena, fammi dormire. Buonasera. Buonasera, mi scusi, sa, ma io non sapevo che... Ma da dove viene lei? Le dispiacerebbe farmi passare fino alle scale? No, no, prego, venga, si accomodi. Grazie. Ma allora lei è una donna vera? Verissima, perché? No, perché l'ho vista apparire lassù e ho pensato, se la tocco sparisce. Sparisco subito se mi accompagna, non vorrei disturbare. No, tutt'altro. Ma lei stava suonando. Musicista? No, sono studente di medicina, ultimo anno. Ah, sì? Non mi farei curare neanche un'unghia da lei. E perché? Lei canta troppo bene per essere un buon medico. Allora, mi accompagna all'uscita? Volentieri, ma mi dica, lei di notte che fa? Passeggia sui tetti? Da dove viene? Da una festa che non mi interessava più. Scappata? Mm-hmm. Beh, allora la cercheranno tutti. Poco male. Di qua? Magari. Sì, si può uscire anche di qua. Però è meglio passare di là. Mi può aspettare un momento? Ha bisogno di qualche cosa, signor Gianni? Ma non dorme. Ci provo da 2 ore. Un molare. Ma ha preso un sonnifero? Sì. Bisogna prenderne un altro. Ma non mi farà male. Ma no, che male, guardi, apra la bocca, eh? Ecco, così. Un po' d'acqua. Benone. E adesso riposi, io le spengo la luce. Grazie, eh. Buonanotte. Grazie. Mi scusi, sa, le dispiacerebbe aspettare un momento prima di andarsene. Perché? Beh, vede, questa non è casa mia. Io vengo dal paesello. Sono qui a pensione presso dei conoscenti dei miei zii. È una famiglia molto morale, ecco. E non posso ricevere visite. Ho compromesso il dottorino? Oh, no, se vuole vada pure. Ma c'è il nonno ancora sveglio e per uscire bisogna passare per forza di lì. Io lo dico anche per lei. Va bene. Aspettiamo. Ecco, adesso lei pensa, ma guarda un po' questo povero caffoncello che viene dal paese e vive qui miseramente senza neppure un po' di libertà. Anch'io vengo dal paese, ma chissà, forse di libertà io ne ho avuta troppa. Sono quelli i suoi zii? Sì, sono dei tipi straordinari. Zio Peppino, quello seduto è zio Antonio e il loro nipote Gianni. Marisa? Allora bisogna brindare alla nostra conoscenza. Passito, specialmente curato dallo zio Antonio. No, no, grazie, ho già bevuto troppo e sono stomaco vuoto. Vorrei poter brindare alla salute di zio Antonio, ma dovrei prima mangiare qualche cosa. Beh, allora... Caciotta. Caciotta, magnifico. Non mi riesce di capire a che categoria di donna appartiene lei. Veramente? È così difficile? Vediamo un po', cosa potrei essere? Una studentessa? No, troppo raffinata. Una ragazza di buona famiglia? Non ha ancora detto una parolaccia? Una mantan? Sarebbe più preoccupata del vestito. Un'attrice? Non credo, si darebbe delle arie. Una poco di buono? No, non lo direbbe neanche come ipotesi. Oh, ma allora vuol dire che non sono niente, che non sono nessuno? No, anzi, tutto. Una donna completa. Le piace? Essere una donna completa? No, la caciotta. Ah, è deliziosa. Zio Peppino sarebbe fiero di questo suo giudizio. Zio Antonio, zio Peppino... E Gianni. E qual è la specialità di Gianni? Se vuole. Sto benissimo. Anche con il cuore? Purtroppo. No, metti via quello strumento. Preferisco questo. O si sveglia tutta la famiglia? No, no, ci sono abituati. Ma oltre il nonno, chi c'è di là? La signora Tina, il cavaliere suo marito e la loro figliola Giulietta, tredicenne e strapica. Innamorata di lei, naturalmente. Come si fa a saperlo? Quando guarda me,
fissa il termosifone. Su, coraggio. Na voce, na chitarra o poche luna. E che vo più per fa una serenata, per sospira d'amore piano piano, parole dolce ben innamorate. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare. Na voce, na chitarra o poche luna, e come dolce che sta serenata. Avvocato e s'accosta più vicino, e tu ta stringi a me più appassionata. Una chitarra n'uffolille voce, tutta vicina canto e so felice. Amore, non posso più scordarmi te. Pozze più scure da me te. Lei aveva promesso di farmi passare fino alle scale. Vuol mantenere la sua promessa? Va bene. Vado a vedere se posso uscire. Signor Gianni. Che c'è? Ah, sei tu. Come ha cantato bene questa sera. Grazie, ma adesso va a dormire. Che voce che tiene. Sì, ho capito, ma va a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Che c'è di meglio di un bel ricordo?